Buongiorno! Sofì, ci dobbiamo alzare. Stanotte abbiamo dormito insieme perché la mamma voleva un po' di compagnia, che non sto tanto bene. La mamma, cioè? Sì, io. La mamma sono io, mica sei tu. Sì, ma come parli? La mamma. E adesso ci dobbiamo alzare, Sofì, perché c'è la dad. Siamo in quarantena per Covid. Questa è la morning routine in quarantena perché siamo positive e abbiamo il Covid. E Sofì si è messa sotto il letto che non si vuole alzare. Sofì, è ora. Devi fare colazione e poi si collegano le maestre che hai la dad e ti devi alzare. Sofì? Sofì, guarda che fai tardi, Poi non avrai tempo neanche di vestirti. Come facciamo? Le bombe ci vogliono. Qualcuno ha qualche bomba da usare su questa bambina che non si vuole alzare? Buongiorno. Ciao tesoro. Ci vuole un po' di tempo, ma ce la facciamo. Apri un occhio e poi l'altro. Apri un occhio. Forza. Ecco, bravo, un occhio l'hai aperto, l'altro. Apriamo anche l'altro. Buongiorno a tutti. Allora vai, alzati, vai a toglierti l'apparecchio e ci vediamo in cucina per la colazione, va bene? Sì, ma svegliati però. Estrellitas, io so come svegliarla. A suon di bacini. Si sveglia? Oh, meno male. Guarda che continuo, Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Seguiamo Sofì che va in bagno. Guarda che dovrei fare una cosa, sai. Va bene, allora ti lasciamo in privacy. Ciao, a dopo. Ciao. Eccoci qua. Lavare le mani. Ah, ecco, gli occhi Sofì se li lava ancora così. No. Come avevi fatto anche nell'altra morning routine. Ah, ecco un po' la faccia. Benissimo. Bene, bene, per svegliarsi. No, che mi schizzi la telecamera! Poi asciugarsi. Molto bene. E adesso togliere l'apparecchio. Questa cosa è un po' schifosa, Cosa? Vediamo. Allora, se vuoi riprendi, se vuoi non riprendi. Allora, bisogna avere le mani pulite per toccare l'apparecchio. Ok, chi ha l'apparecchio di voi lo può scrivere qui sotto nei commenti. Scrivetelo qui sotto e ci dite come fate voi. Vediamo il metodo di Sofì. Allora, io il bicchiere lo sciacquo di sera, quindi è già sciacquato, va bene. Anche perché se parli non si capisce niente con l'apparecchio. Traduco io. Lei il bicchiere lo sciacqua di sera. Benissimo. Me lo tolgo e lo sciacquo. Ok? Con le mani. Che schifo! Perché? Lo metto qua dentro. Sì, operazione apparecchio. Chiudo. Però devo mettere anche la pastiglia per l'apparecchio. Dopo si vedrà che l'acqua sarà azzurra. Ma con lo spazzolone così grande cosa serve? Io lo uso per la sera. Quando lo tolgo da qui, con l'acqua l'accendo, lo metto sotto. Prima lo lavo con le mani, dopo con questo. Ah, adesso non serve allora. No.
Va bene, mettiamo la pastiglia, l'abbiamo già messa, tutto a posto. Allora, Sofì, l'acqua è azzurra. Se vuoi fare colazione prima che inizi la lezione, ti devi un attimo sbrigare. Andiamo in cucina, vai. Allora, Sofì già pronta in postazione per vedersi il tablet. Tu intanto vai pure, io ti preparo le cose. Va bene, grazie. E vediamo in dispensa, prendiamo i biscottini di Sofì. Abbiamo un po' di cose. Al mattino mangiamo questi. Ecco qua. Ok, allora, questi sono i biscotti gocciola con la molletta di panda super carina. Ok, versatene un po'. Si apre e ce ne sono mille. Io intanto ti prendo il latte. È caduta la molletta. Sofì, c'è il frigo che piange. Abbiamo finito il latte, abbiamo solo questo. Che a Sofì fa schifo. Che a te non piace. Sa di capra, che fa schifo. Quindi a te non piace e non abbiamo il latte. E quindi cosa facciamo? Perché io non posso uscire a fare la spesa, quindi non abbiamo più il latte. Avevamo questo qui che è a lunga conservazione, ma a te non piace, piace solo quello fresco. Mi è venuta un'idea, Sofì! Aspetta, aspetta! Abbiamo in dispensa forse... Sì, forse dei... non succhi, ma quelli dei lattini. Sì, 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 aspetta, no, quello allora, chiudiamo questo... Ce l'abbiamo qua di sopra, nelle sì, cose speciali. Sì. Eccolo qua. Meno male, ci siamo salvate con questo latte al cioccolato. Ieri mi hai dato quello di capra. Mi potevi dare questo, non sacrificarmi. Non ci ho pensato. Allora, Sofì, che ore sono? Qui è già tardi, eh? Sofì, sono le 8.02, hai ancora tempo per fare colazione perché inizia alle 8.30. Sbrigati perché ti devi ancora vestire che sei ancora in pigiama. Nel frattempo io vado a lavarmi la faccia, ok? Buona colazione! Buona colazione! Anche a voi estriitas se la state facendo. Ah, ma nel frattempo vi auguriamo un buongiorno e vi salutiamo! Hola estrellitas! Io sono Sofì, lei è Moni e insieme siamo las lunas! No, ho ingrandito tutto! Va bene, adesso puoi fare colazione. Mentre Sofì finisce di fare colazione, mi preparo anch'io perché, bene sì, anche le mamme si preparano. Allora, io per lavarmi la faccia uso un gel così trasparente che ha un sapone delicato. Si inumidisce un attimino con l'acqua e si fa una bella schiuma. Così, in questo modo. Ecco fatto, vedete? Dopodiché mi sciacquo. Ecco fatto. Poi uso sempre i miei prodotti di bellezza. Questo serve per la pulizia degli occhi. Così. Ecco fatto. E poi passo l'astringente che serve per tonificare la pelle. Bisognerebbe picchiettarlo in questo modo. Rinfresca e tonifica. Ma io vorrei sapere qual è la morning routine che adoperano le vostre mamme, i segreti di bellezza che adoperano le vostre mamme. Anche loro fanno questa pulizia del viso che faccio io? Potete scriverlo qui sotto, sono molto molto curiosa. Io poi lo passo anche sul collo e sul décolleté. Dopodiché passiamo alla crema. Ma aspettate un attimo, non è che mentre che io sono qui a prepararmi, Sofì farà tardi per la dad?
Forse è meglio che vada a controllare a che punto è, perché si deve ancora vestire. Sofì, come va? Non ti sei ancora pettinata, eh? Guarda che adesso inizia la videochiamata della maestra. E sei ancora in pigiama, come facciamo? Aspetta, mamma. Spingo. Innanzitutto pettinati, che mi sembri una scopa della Befana. Va bene, ma io c'ho una tecnica. Se tipo anche voi estritas, lo potete fare, se siete in ritardo vi potete mettere la maglia sopra al pigiama. Quindi adesso ve la vado a mettere. Sofì, sei pronta? Sbrigati. Ma tutto questo tempo per che cosa? Per scegliere la maglia? Sì. Dai, veloce, veloce, il tempo scorre. Ci dobbiamo collegare, dai. Ma guarda questa, cosa fa? Si mette la maglia sopra il pigiama. Vabbè, ma questo non vale. E sotto, scusa? Ma mica che mi riprendo sotto. Ah, cioè tu vai, praticamente vai a fare lezione in pigiama, ho capito. Facciamo così, inizia a portare, inizia a portare il tablet, impostazione, poi ti pettini, perché è abbiamo casino, i minuti contati, cioè io non ho parole, non ho parole, riusciamo a essere in ritardo anche da casa, cioè Streeta, siamo un caso perso. Ecco qua, fai un po' la gincana tra le piante, questo ci serve solo per reggere il tablet in posizione più verticale, perché non so, questo tablet non rimane giusto. Ecco qua, dai, ora pettinati, apri il programma. Devo andare a prendere la cartella. Ok, e bisogna andare a scuola. Macchina guido. Allora, qua, destra. Arrivata alla destinazione. Ok, manca ancora qualche minuto, pettinati. Cioè praticamente ti stai pettinando a scuola. È come se tu fossi a scuola, nel tuo banco di scuola, e ti pettini. Poi devi anche tirare fuori tutti i quaderni. Un secondo, non so quale quaderno devo tirare fuori. E devi guardare il diario e vedere che materia hai. Sì, ma lo so, ma se c'ho tipo italiano, non so se il quaderno blu o il quaderno verde. Vabbè, tiro mille libri. E vabbè, tira fuori almeno l'astuccio, no? E voilà! Mi sono pettinata! Che bellezza, ragazzi! E ora tiro fuori gli astucci. Questo? Questa pesciolina si chiama Dori Dori e rappresenta Mamma Moni, perché Mamma Moni si dimentica tutto e questa pesciolina si chiama Dori Dori, che si dimentica sempre tutto. In realtà la pesciolina si chiama Dori. Dori Dori sono io, perché sono ancora più smemorata di lei. Ah, vabbè, sì, è vero, io ti ho dato anche il secondo Dori. Devo vedere che materia c'ho e qua c'è scritto. Ciò, non si dice ciò, che materia ho. Ho. Oh. Quello è il diario. Sì, allora oggi è venerdì. Sì. Quindi domani è vacanza, se anche tutti i giorni quando sono in quarantena è vacanza. Però fa niente. Come prima ora c'ho la maestra di matematica. Ciò. Ho. Oh. Allora, tira fuori il quaderno rosso. Eccoli qua. Apriamo l'astuccio. Comunque, e tiriamo fuori il quaderno. Eri tutta bella pettinata, sì. Mi sembri di nuovo la scoperta. Salute! Tiriamo fuori. E mettiamo in ordine. Non sapevo fossi così ordinata. Che cos'è quella roba lì? Scusate. Allora, praticamente io ho spezzato la gomma. Perché? Per sbaglio.
Ah, e qui vediamo che cosa c'è. Spiega, scusa. No, ma questa... Scusate! Cos'è questa roba? È una foto? Di quando ero piccola, solo che... Manca la testa, è rimasto... Sì, perché l'ho usata per scuola, una cosa di cosa, cioè per, di vabbè, scuola, vabbè, con le maestre, quindi ho tagliato la testa. Quindi è rimasto viva solo il gattino. La gattina, la femmina. Gattina Lulu, va bene. Poi che cosa abbiamo? Il tappetino per le gomme? Me l'ha regalato una mia compagna. E poi le penne, va bene, va bene. Sofì, sono le 8:30. Come mai la maestra non ti chiama? Dai, scrivile, fai qualcosa. Allora, attivati, sbrigati, devi essere proattiva, non addormentata. Va bene! Stai dormendo? Bene. Sto facendo lezione. Ho il microfono spento, ovviamente. Allora, mentre Sofì continua a fare la dad, io torno in bagno perché non sono neanche riuscita a prepararmi. Andiamo. Ok, possiamo riprendere da dove ci siamo lasciati. A questo punto mi devo mettere le lenti a contatto perché io uso sia gli occhiali che le lenti a contatto. Prendo una lente in questo modo, vedete? Dopodiché posso applicarlo sull'occhio. Ecco fatto. Ok, io direi che sono pronta, mi devo solo truccare un attimino, perché anche se sono in quarantena e non devo uscire, mi piace comunque essere a posto e sentirmi più bella. Un po' di matita per gli occhi. Di correttore. Io non uso il fondotinta, uso più che altro il correttore perché non mi piace mettermi troppo trucco. Ecco, ora ho reso la pelle un po' più omogenea e mettiamo un po' di blush. Magari anche a voi piace truccarvi, Estreitas. Estreitas, io sto facendo tutta la splendida con voi, ma in realtà mi sento una schifezza con questo Covid. Innanzitutto ho un mal di testa fortissimo, ho tutti i brividi nel corpo, mi sento proprio i dolori muscolari. Purtroppo noi adulti colpisce di più il Covid, abbiamo più sintomi, invece voi bambini ve la passate allegramente, almeno Sofì non ha proprio niente, fresca come una rosa, mentre io ho anche problemi di stomaco, quindi sto facendo una dieta forzata e sto mangiando solo le verdure. Vi rendete conto? Vi potete immaginare mangiare tutto il giorno verdure? Mangiare cavoli, broccoli, passato di verdure, insomma, solo verdure, un vero incubo. E adesso mi sto bevendo una tisana di zenzero che fa molto bene alla salute. Ciao! Allora? Devo ritornare alle 3. Alle 3, non alle 2 oggi. No, perché devono fare palestra. Quindi... Cioè, ma tu sei in vacanza o sei in quarantena? Spiegami un attimo. In vacanza! Cioè, bella la vita! E sono ancora in pigiama! Ah, bene, allora vai subito a cambiarti. Che bella vacanza! Ai! Sono malata, ricordati. Ci siamo cambiate, ci siamo tolte il pigiama perché anche se è ancora mattina non è che possiamo stare tutto il tempo. Già. Mamma, facciamo un po' di ginnastica? No, no, ma tu sei fuori. Io mi devo riposare perché siamo in quarantena per il Covid, ricordiamocelo. E quindi io mi vado a riposare sul divano. Va e ti bene. Guardo. Va bene. Ciao.
No, vabbè, Stritas, ma anche voi fate queste capriole, queste cose. Io più ti guardo e più mi viene voglia di starmene qui sul divano. Adesso mi è venuto caldo, poi mi viene freddo, poi mi viene caldo, non capisco più niente. Dai, vieni, vieni! Io faccio un'altra cosa super divertente con la sedia. Guardate questa. Sì, Sophie fa queste cose pazze, mi raccomando voi non fatelo, e sono delle flessioni... Vi consiglio di farlo perché è molto divertente. Guarda, sono delle flessioni... Cheese! Mamma mia, ma voi vi rendete conto in che posizione è? Sono anche comoda! Oh certo, guarda, comodissima, mi viene una voglia di fare le flessioni. E si tira su semplicemente con il busto. Ma riposati un po' anche tu. Aspetta che vengo da te. Mamma, devi fare degli esercizi. Dai, dai, vieni. Ah, uffi, va bene, faccio due esercizi, due street. Non tre. Io mi vergogno un po' e non so se sono capace, però ci provo. Fate ginnastica anche voi e se vi piace questo video, se vi piace la ginnastica, iscrivetevi, cliccate la campanella e spolliciate e bang! Speriamo di spararvi un bellissimo sorriso! Allora iniziamo a fare degli esercizi, cioè primo esercizio. Ma guarda cosa mi tocca fare! Fare mille flessioni! No, io mi rifiuto! No, no, scherzavo, scherzavo, scherzavo! Oh. Allora, stando in piedi con le gambe tese, bisogna cercare di toccarsi i piedi o il pavimento. Quindi così non ce la posso fare. Bravissima! Allora, dopo facciamo questi esercizi qua. Gambe così, tese. Dopo, così. Sì. Andiamo giù, fino a toccare il piede. Va bene? No, il mio sedere. Scusa, allora io vedo un po' più in qua. Vai, così. Uno, due, tre, quattro, cinque. Ok, dall'altra parte. Uno, due, tre, quattro, cinque. Ora, allora per te non è facile, ma per chiunque è facile. Ah, grazie. Vabbè, questo. Allora, sedersi senza mani e rialzarsi senza mani. Vabbè, te puoi farlo anche con le mani, cioè, questo. Cioè, non ci riesci, quindi fallo con le mani. No, io, allora, così, poi mi metto così, così. Così, ecco. Ma che cavolo è? E voilà! Facciamo un altro esercizio, questo non mi piace. O così le tieni le braccia, oppure anche così. Mm. E dopo giri dall'altra parte più che puoi. Ok. Sono già stanca. Di già stanca? Poi? Adesso facciamo qualcosa di più energico, no? Adesso devi correre, che i piedi devono toccare il sedere. Allora, io vorrei dire che ho il piede rotto. Perché in Messico mi sono rotta il piede, ho usato le stampelle, andatevi a vedere il video. Ma magari un giorno faremo il riassunto di questa cosa. E nonostante tutto sto facendo ginnastica, quindi domani avrò il piede gonfio. Grazie Sofì! Io direi che per oggi è tutto e passiamo ai saluti. Rimanete con noi per i saluti. Allora, ci siamo per salutarvi, però vi dobbiamo spiegare che
i saluti sono a sorteggio, cioè che peschiamo a caso e dopo leggiamo il nome. Perché adesso siete in tantissimi, ma noi leggiamo tutti, ma proprio tutti i vostri commenti, anche se ultimamente non siamo riusciti a mettere i cuoricini, a mettere le risposte, perché sono veramente tanti, ma sono dei commenti bellissimi. Bellissimi, di cuore! E allora iniziamo! Salutiamo Elena Rizzo! Angelica Tomasini da Latina! Chiara Barbarossi! Amelia Sofia Mihalia! Carmen Caliano! Giulia Iorio! Margherita Accardo! Diletta Chiarulli! Andrea di 17 anni da Porto Sant'Elpidio! E l'ultimo saluto di oggi! Gli ultimi due, Evelina Batterianu Ndeye Paie. E ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. Besi.